Israele ha celebrato i funerali di due soldati uccisi a Gaza nella giornata in cui ha contato il numero più alto di vittime dall'inizio dell'offensiva, 13 militari morti questa domenica. Ma non è finita. Poche ore dopo le brigate Zedin al-Qassam, braccio armato di Hamas, hanno rivendicato la cattura di un militare israeliano, ma il rapimento è stato smentito dalle autorità di Tel Aviv. Beniamin Netanyahu è più che mai determinato a proseguire con i bombardamenti nella striscia. Noi piangiamo ogni vittima innocente, ha detto, ma la colpa è di Hamas, non abbiamo scelto noi di fare questa guerra. Secondo fonti militari, domenica Israele ha intensificato i bombardamenti ad est di Gaza perché è da lì che dall'8 luglio scorso Hamas avrebbe lanciato 140 razzi.